Cosa abbiamo pensato noi? Di creare un prodotto, questo l'ha pensato lui ovviamente, di moda, un po' più accattivante che la solita mascherina bianca, personalizzata in qualche modo perché porta sia lo stemma del comune, perché l'idea e il finanziamento è comune, che il logo di Sugar. E qui da quest'altra parte una serie di parole o di frasi in qualche maniera evocative dei principi che ci devono guidare in questo momento. Dall'idea iniziale, diciamo così, di protezione, di la cosa, cioè, di portarla per far bene a te stesso e agli altri, insomma, come cosa. Io proteggo te, te proteggi me. Le mascherine così si fanno glamour e lo fanno per una buona causa. È infatti da un'idea dell'amministrazione comunale e dell'imprenditore aretino Beppe Angiolini che sono nate le mascherine Restart, nere alla moda ed ognuna con su un messaggio importante. Amore, entusiasmo, silenzio. Cioè, sono parole che sembrano banali, no? Però sono parole che non sono neanche di moda, però diventeranno di moda, perché il futuro sarà fatto alla base di questa, proprio dell'umanità, e dovremo essere tutti più umani. Oltre 5.000 quelle prodotte che saranno in vendita da questo fine settimana. Forse è uno degli ultimi fine settimana in cui saremo tutti obbligati a portare queste mascherine, perché c'è la fiera antiquaria, no? Abbiamo messo come chiave di volta di tutto il processo dell'allontanamento dall'uso della mascherina, l'occasione nella quale ci sarà sicuramente più gente e immediatamente dopo l'apertura dei confini regionali e nazionali. È importante però che ci si renda conto che questo accessorio che noi abbiamo imparato a usare negli ultimi 3 mesi non ci abbandonerà anche in futuro, perché in realtà in certe situazioni va comunque portata. Allora Beppe Angiolini ed io abbiamo pensato che dotare soprattutto i giovani di un accessorio di moda fosse più carino che non portare una semplice mascherina operatoria. Domani mattina cominceremo a venderle, prezzo politico 5 euro l'una a San Francesco, ed è dedicata a tutti coloro che consapevolmente sanno che si devono proteggere e devono proteggere gli altri. Sì, che una parte di questo ricavato andrà all'ospedale San Donato come, diciamo, come charity, come, perché è giusto che siano loro i beneficiari di questo, visto il problema qual è stato, qual è nato. Sono molto contento di questo, insomma, col sindaco abbiamo deciso di fare questa donazione, che è molto, insomma, mi sembra una cosa fatta bene.